Tanti auguri Narnia Festival, decima edizione. Beh, io ne ho fatte 7 su 10, chissà se ci sarà la crisi del settimo anno. Non credo. Con la mia amica, direttrice del festival, grande pianista Cristiana Pegoraro. E in realtà una volta sono venuta per Vivaldi, un'altra volta la regia delle nozze di Figaro di Mozart, Puccini, un emozionante Puccini, Suora Angelica e Gianni Schicchi, e l'avevo tutto ambientato con il cinema muto. E sì, perché la musica di Puccini nasce contemporaneamente al cinema e quindi lo spettacolo era in bianco e nero all'interno del bianco e nero. I film più drammatici come quelli di Dreyer per Suora Angelica, Méliès, e quelli invece più comici, Ridolini per Gianni Schicchi. È un'emozione perché Narnia è una fucina per la musica, per la danza, per la lirica, e questo fa non solo vibrare la città, ma dà l'opportunità a tantissimi giovani che arrivano anche dagli Stati Uniti e da altri posti in Europa di fare davvero un master, qualche cosa di importante, perché il nostro paese è cultura. E quindi Narnia Festival ha avuto la medaglia del Presidente della Repubblica anche per questo. Grazie Cristiana, grazie Narnia Festival. Sono felice che l'omaggio abbia fatto questo omaggio anche quest'anno. Quest'anno il ricordo di Carla Fracci, grande amica, grandissima stella della danza. Con la danza, la musica dal vivo, le sue parole e le poesie che il grande Montale e la magnifica Alda Merini scrissero per lei.